Sono le ore 7.30 del 14 settembre. Siamo a bordo dell'autobus che dalla Lupa a Piacenza è partito verso il campus Raineri Marcora sulla strada Gazzana. È il primo grande banco di prova per questa normalità post-Covid. È il primo viaggio in autobus per diversi giovani che oggi rientrano in classe. Finalmente le lezioni in presenza dopo i lunghi mesi di lockdown e della didattica a distanza. Si prova un po' di agitazione normalmente perché comunque è un'esperienza nuova. Cioè, ovviamente ci sono da rispettare le norme perché comunque un metro di distanza va mantenuto. Se io ho una regola da rispettare la rispetto. Hanno messo queste porte qua che distanziano, diciamo che si può fare tutto in tranquillità. L'autobus è praticamente mezzo vuoto, la scuola alberghiera ha infatti organizzato gli ingressi in maniera scaglionata. Alle ore 8 solo le classi prime, per oggi quindi nessun problema di sovraffollamento e i ragazzi rispettano le regole, utilizzano la mascherina. La preoccupazione è che non riescano sempre ad andare a scuola, ecco, perché hanno bisogno di stare con gli altri ragazzi, hanno bisogno di regole, le regole della scuola. Arrivati a destinazione dopo il viaggio in autobus, eccoci sul retro del campus Raineri Marcora. Qui la preside Andena e i docenti coordinano le operazioni di smistamento delle classi. Appello e poi in aula. Ricomincia la scuola. Oggi ci sono solo le prime, proprio per vedere che cosa succede, perché è difficile prevedere le dinamiche per gli ingressi. Non rispettano tanto il metro di distanza, ma i ragazzi hanno un'idea delle distanze molto personali. Lei di primi giorni di scuola ne ha visti tanti. Sì. Questo che sapore ha? È a sapore dell'ansia.